Presidente Alessandro, inizia questa nuova esperienza, è prima entrato come vicepresidente, ha affiancato Gianni Paris, ora ha ricevuto l'intero pacchetto della società. Intanto immagino grande entusiasmo. Assolutamente sì, di entusiasmo ce n'è tantissimo, speriamo di far bene. Senta, oggi illustrerete quello che è il vostro progetto, quindi non solo imminenti settimane, ma anche immagino pluristagionale. Ecco, su cosa si fonda questo progetto? Il progetto sicuramente si fonda come prima cosa sulla salvezza di quest'anno, che è il nostro primo obiettivo. Poi abbiamo un secondo obiettivo, che è quello di ricostruire una società che abbia delle ambizioni per poter lavorare al meglio poi nel proseguio degli anni. È possibile immaginare che l'Avezzano possa nei prossimi anni ambire ad un salto di categoria, che poi era anche l'obiettivo della precedente proprietà, almeno a inizio stagione? Sarebbe un sogno, però adesso non ci sentiamo di fare questo proclamo perché dobbiamo fare un passettino alla volta, quindi il primo obiettivo è quello della salvezza. Cercheremo di cogliere tutti quelli che sono stati i valori positivi della precedente gestione, poi cercheremo di mettercene altri nostri per fare sicuramente, non dico meglio, ma almeno provarci, insomma. Senta Presidente, abbiamo notato ora vedendo insomma, i tifosi che c'è voglia di riavvicinarsi all'Avezzano, forse è proprio questo uno degli obiettivi che dovrete centrare maggiormente nell'immediato. Sì, assolutamente sì, ma questo l'abbiamo già detto anche domenica, la squadra non è della nuova società che è subentrata, la squadra è di Avezzano, è dei tifosi dell'Avezzano e pertanto è giusto che i tifosi la domenica ci seguano. Tanti giocatori sono andati via, venendo un po' sul tecnico, è una squadra che state in pratica ricostruendo, questo è un aspetto molto complesso in questo momento della stagione, con una penalizzazione che dovete anche affrontare, questi tre punti che pesano sulla classifica. Sì, sicuramente i tre punti ci pesano, adesso averli avuti ci avrebbe fatto comodo, però la squadra è stata smantellata perché abbiamo ritenuto opportuno farlo, ci siamo avvalsi della collaborazione di un direttore sportivo molto competente, il direttore Traini, quindi siamo certi che insieme a lui costruiremo comunque una squadra altrettanto forte come quella che c'era prima, più motivata, con la quale raggiungere l'obiettivo. L'ultimo Presidente, la prima cosa che balza agli occhi è che rispetto alla precedente proprietà c'è un organigramma maggiormente diffuso, con più personalità, figure direttoriali, figure del marketing, eccetera. Questo è un altro segnale che volete dare? Sì, una società deve essere composta da tante persone, ognuno deve avere il suo ruolo ben assegnato e ben chiaro, quindi attraverso la collaborazione di tutti siamo certi che riusciremo a fare bene, non può gravare tutto solo su una persona. Direttore Traini, inizia un nuovo corso ad Avezzano, lei porta la sua esperienza, intanto come è nato il contatto col nuovo presidente D'Alessandro? Diciamo che il presidente mi ha telefonato, imbeccato forse da qualche amico comune, voleva un direttore di esperienza e avendogli fatto questo amico il mio nome, io non ci ho pensato su un attimo, perché venire a fare un'esperienza anche se in Serie D, in una piazza come questa di Avezzano, penso che sia molto importante. Quindi società nuova, ciclo nuovo, e sono battaglie che mi piace ancora riuscire a vincere. Ecco, direttore, sono stati fatti diversi movimenti di mercato già in uscita, evidentemente con una riduzione del budget rispetto alla precedente proprietà e ai precedenti obiettivi. È una rivoluzione che sta ancora proseguendo, immagino. Sì, sicuramente sì. Noi puntelleremo la squadra, perché le uscite sono state molte, quindi puntelleremo la squadra nei punti giusti, con giocatori ovviamente importanti come quelli che se ne sono già andati, anche perché il nostro obiettivo principale è la salvezza e dobbiamo conquistarla prima possibile. Ecco, dove interverrete ulteriormente, soprattutto in quali reparti? Io penso che in difesa dobbiamo intervenire, e in attacco, perché diciamo che al centrocampo siamo messi abbastanza bene, anche con l'arrivo di Graziosi, con il recupero di Michele Bisegna, quindi in mezzo al campo penso che stiamo bene con i giovani che abbiamo già, davanti e dietro in difesa dobbiamo intervenire sicuramente. Siete intenzionati a proseguire con Giampaolo, valuterete i risultati, qual è la posizione di Giampaolo? Beh, la società lo ha confermato, per quanto riguarda me è stata una delle notizie buone, per cui sono rimasto contento e ho accettato di venire qui a Avezzano proprio perché c'era Federico Giampaolo, un tecnico di grande qualità e un grandissimo uomo. Quanto sarà difficile salvarsi anche con questa penalizzazione, che non dipende da voi, sul groppone? Ma è difficile, perché devo dire che quest'anno il campionato Girone F della Serie D è molto competitivo, lo si vede anche in questa settimana dove tutti si muovono, acquistano giocatori nuovi, cambiano molto.
È difficile, ma sono sicuro che ci riusciremo, nonostante la penalizzazione, nonostante tutto, e con un pubblico meraviglioso come quello di Avezzano, che io conoscevo dai tempi. Sono stato l'ultima volta sono venuto qua con l'Ascoli, vincemmo noi in un momento che purtroppo l'Avezzano non sta molto bene, mi sembra 96-97.